barcone di clandestini cadde in mare qualcosa. Toh, una coppa. Mi sembra un po' sporca. Uè, guaiù, ciò! Cosa si dice bella? E tu chi sei? Come chi son? Son con Genio e Gigino, o Genio Coppino. E cosa fa il genio del coppino? Che fa? Realizza desideri. Tu e tiene desideri. Per esempio? Dimmi che desideri hai realizzato. Azza, guaiù, ne ho fatti desideri. Pensa tu, ho fatto diventare famosa Gigi D'Alessio e ho reso pure bella Nina D'Angelo. Secondo te non è una desideri difficile? Ma allora sei un mago potente? Potente assai, potente. Dimmi, ah, che desideri vuoi, ah? Chiedimi qualcosa, chiedimi qualcosa. Per cominciare vorrei vedere la Juve in Serie C. La Juve in Serie C. Questa mica è una richiesta facile, scusa. E vorrei anche vedere Moggi in galera. Non lo sopporto. Che vuoi, coccata cosa? Poi voglio che Berlusconi perda le elezioni. Sa può fa, però ti tieni questa sinistra incasinata, perché alternative non ce ne sta. Ma va bene lo stesso. Poi io sono interista e vorrei tanto che l'Inter vincesse lo scudetto 2005-2006. Sì, lo scudetto all'Inter dell'anno scorso, Ma guarda che sono un genio, mica San Gennaro. Come posso fare a far vincere lo scudetto all'Inter? Quello già è finito. Che faccio, una magia retroattiva? Non è possibile. Scusa, ma non avevi detto che eri un mago potente? Per finire, voglio che l'Italia vinca i mondiali di Germania. Ma come, scusami. Del Piero è l'ombra di se stesso. Totti non è in forma. C'è sto Brasile, l'Argentina e la Germania, padrone cace, fanno una mazza tanto. Poi magari vorresti vincere pure con un gol di Materazzi in finale. Magari che ne so, la finale contro la Francia, così ci vendichiamo dell'Europa e dei mondiali. Sì, magari pure tra i seghi, che ne so, che sbagli un rigore alla fine, così vinciamo e ci vendichiamo chi l'ho venire. Ma non è possibile. Bravo, proprio così. Vedi che cominci a capire i miei desideri. Sì, come no. A questo punto chiedimi tutto quello che vuoi tu. Pure cose impossibili, che ne so, come se Vittorio Emanuele, ex re d'Italia, fa di tutto per tornare, poi si fa arrestare perché con delle prostitute viene beccato e poi non può uscire dall'Italia. Delle cose proprio impossibili mi stai chiedendo. Ma che razza di mago che ho trovato? Ma sei una fregatura. A questo punto telefonavo Vanna Marchi e facevo prima. Proviamo con qualcos'altro, che magari sei capace. Allora vediamo. Vorrei che i politici italiani smettessero di farsi le leggi per evitare di andare in galera e diventassero tutti onesti. Sì, vabbù. Com'era la prima richiesta? La Juve in Serie C. È meglio questa, mettiamoci al lavoro, Andiamo a bere. In Serie B, non vogliamo mica infierire? E vorrei uscire una sera con la Serie d'Oro.